Amici followers, salve a tutti e benvenuti ad un'altra guida di No Rest for the Wicked. In questo video esploreremo approfonditamente i metodi per far progredire il vostro personaggio nella città di Sacrament, offrendo preziosi consigli e trucchi lungo il percorso. Poiché il gioco è attualmente in fase di accesso anticipato, è importante tenere presente che molte dinamiche potrebbero subire modifiche nel corso del tempo. Cercherò di impegnarmi a fornire aggiornamenti su tali cambiamenti nei prossimi video, garantendo che disponiate sempre delle informazioni più recenti e affidabili. Prima di addentrarci nei dettagli, vorrei sottolineare l'importanza della gestione dell'inventario. Successivamente esamineremo le varie modalità per migliorare, incantare e potenziare l'equipaggiamento e la build del vostro personaggio, concludendo infine con una breve panoramica su Sacrament. Prima di tutto, nella città si arriverà ad un certo punto ad avere degli armadietti negli alloggi del giocatore. Questi saranno ovviamente bloccati finché non si sbloccherà l'alloggio in questione e il sistema di gestione dell'inventario personale. Onestamente si consiglia vivamente di farlo, dopodiché avrete il vostro inventario personale dove sarà possibile conservare vari oggetti in diverse aree. Gli sviluppatori hanno accennato a numerosi cambiamenti importanti in arrivo per l'inventario del giocatore, quindi è importante rimanere aggiornati seguendo le guide e le notizie di No Rest for the Wicked, e per questo ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere aggiornati. Cercherò quindi di portare sempre nuovi contenuti inerenti a No Rest for the Wicked. Oltre a ciò, personalmente, il deposito comunitario risulta piuttosto limitato, ma se si sta giocando con personaggi diversi e si vuole condividere oggetti tra di essi, questo è davvero il posto dove mettere quegli oggetti. Può fungere da ripostiglio provvisorio, fino a quando non si ottiene un alloggio per il giocatore. Tuttavia, quest'ultimo è davvero il luogo in cui concentrare gli sforzi, poiché è molto più flessibile. È possibile acquistare vari tipi di armadietti e credenze per conservare gli oggetti, e al momento attuale un grande armadio può contenere fino a 30 consumabili. Un armadietto medio può contenere fino a 20 di questi oggetti a vostra scelta e potrete collocarne quanti ne vorrete nella vostra casa. Il motivo per cui è importante cogliere questa idea fin dall'inizio è che rende tutte le operazioni di gioco e le fasi di potenziamento dell'equipaggiamento molto più semplici. Per potenziare il vostro inventario personale dovrete basarvi sul licore pestilenziale, che sono bottiglie ottenibili dai boss più grandi. Avrete l'opportunità di ottenere questi oggetti ogni settimana nel mondo aperto, oltre che durante il completamento della storia. Sentitevi liberi di potenziare l'inventario in base alle categorie che ritenete più importanti. Personalmente ho optato per un'espansione all'inventario degli oggetti rispetto all'equipaggiamento, ma man mano che sbloccherò più slot per l'equipaggiamento avrò la possibilità di prolungare il tempo dedicato al mio gameplay. Parliamo quindi degli equipaggiamenti in No Rest for the Wicked. Gli equipaggiamenti si suddividono in 4 categorie e diversi livelli. Per cominciare esaminiamo le categorie. La prima è quella comune, che rappresenta il tipo di oggetto più flessibile. È possibile incantare gli oggetti comuni e avere la possibilità di ottenere un oggetto raro, oppure si può incappare in qualcosa chiamato maledizione. Passando al livello successivo, abbiamo gli oggetti rari che offrono vari potenziamenti al vostro personaggio. Potrete esaminare questi vantaggi e decidere cosa vorrete ottenere. Tuttavia c'è anche il rischio e il beneficio di ottenere un oggetto maledetto che fornisce benefici sostanziali ma anche svantaggi, come ad esempio guadagnare salute e perdere concentrazione. Scegliete quindi ciò che ha più senso per voi. La quarta categoria è quella leggendaria, che comprende 7 di abilità unici ottenibili sconfiggendo vari boss. Questi, ragazzi, possono davvero cambiare radicalmente il modo in cui giocate il vostro personaggio. Il ciclo di gameplay per la configurazione del vostro set è piuttosto semplice. Tutto inizia con l'esecuzione del crogiolo, The Crucible, per ottenere l'equipaggiamento. Dopodiché ci si recherà da Eleanor per decidere se incantare o infondere l'equipaggiamento e vendere ciò che non si desidera o conservarlo se necessario. Potrete entrare nel menu degli incantesimi e incantare un pezzo di equipaggiamento al costo di una moneta d'argento. Una volta che un pezzo di equipaggiamento è stato incantato, è ancora possibile compiere altre azioni, come infondere quell'equipaggiamento con varie rune e oggetti trovati nel mondo aperto. Al valutare gli effetti e i benefici dell'equipaggiamento è possibile osservare una varietà di risultati: effetti di guarigione, riduzione del guadagno di esperienza e diminuzione del carico dell'equipaggiamento. Per gli oggetti indesiderati è possibile venderli direttamente ad Eleanor. Nel caso in cui si abbia incertezza riguardo a un vantaggio o a un'arma specifica e si ritenga di non utilizzarla, è disponibile l'alloggio del giocatore e il deposito per conservare tali oggetti e quindi decidere se mantenerli a lungo termine.
Tuttavia, se ci si trova a corto di denaro a causa dei costi di aggiornamento e incantamento dell'equipaggiamento, si può tornare all'avventura per accumulare risorse. Parlando dell'infusione, questa opzione offre la possibilità di potenziare qualsiasi equipaggiamento dotato di slot, sfruttando le varie gemme reperite nel mondo di gioco. Tale scelta dipende dalle preferenze individuali del giocatore, consentendo di modificare l'equipaggiamento in base a diversi obiettivi, quali per esempio la riduzione del peso, l'aumento dell'armatura, l'acquisizione o la perdita di esperienza o il potenziamento del focus. Attraverso questo processo è possibile migliorare l'equipaggiamento utilizzando le diverse gemme disponibili, ottenendo risultati diversificati a seconda del tipo di oggetto selezionato. Con il sistema di infusione potrebbe sorgervi la domanda su quali siano gli effetti delle gemme e le strategie di posizionamento nell'equipaggiamento. In quale parte del vostro set dovreste inserirle, considerando che alcune gemme possono avere effetti differenti in base alla posizione in cui vengono collocate? Ad esempio, arma, scudo, guanti, petto, ognuno di questi avrà effetti diversi. Iniziando con il diamante scheggiato, che fornisce più esperienza o perdita di esperienza alla morte, rappresenta un rischio rendimento. La piccola piuma riduce il peso dell'oggetto in questione, indipendentemente dalla loro posizione, e funzionano su tutto l'equipaggiamento. È da notare che tutte le gemme attualmente disponibili sono definite scheggiate, suggerendo la possibilità di versioni più avanzate e l'introduzione di nuove gemme in futuro, in quanto non tutti i vantaggi potrebbero essere stati implementati fin dall'inizio del gioco. Ma partiamo quindi con l'emblema dello scudo scheggiato, che sugli alloggiamenti delle armi aumenta la resistenza del 7,25%. Inoltre, questo non è scritto, ma se applicato su qualsiasi scudo o armatura, garantisce un incremento dell'armatura dal 6% al 20%. Proseguiamo con l'aculeo scheggiato. Sugli slot delle armi aumenta i danni del 4% al 15%, per lo scudo infligge 1-2 danni sui blocchi riusciti, sui guanti infligge dai 9 ai 30 danni nelle parate riuscite e sul torace infligge da 1-2 danni quando subite dei danni. Per quanto riguarda il topazio scheggiato, negli slot delle armi potrete ottenere dall'1 al 3% di focus quando si infliggono dei danni. Per lo scudo sarete in grado di ottenere dal 3 al 10% di focus quando bloccherete con successo gli attacchi. Per l'elmetto aumenterà la concentrazione del 6-20%, sull'armatura la concentrazione dal 7-25% e sui guanti dal 6-20% di focus sulle parate riuscite. La pietra del sangue scheggiata consente di rigenerare la salute dal 3-10% sulle armi, mentre sullo scudo guadagnerete dall'1-3% di vita sui blocchi riusciti. Per quanto riguarda l'elmo, aumenterà gli effetti curativi dal 15-30%, sulla corazza aumenterà la vita dal 7-15%, sulle gambe otterrete dall'1-2% di vita quando adopererete il focus, e per i guanti guadagnerete dal 6-20% di vita nelle parate riuscite. Passiamo allo smeraldo scheggiato. Sugli alloggiamenti delle armi guadagnerete dall'1-3% di stamina quando infliggerete dei danni. Per quanto riguarda lo scudo guadagnerete un 15% di stamina. Per l'elmo avrete una riduzione del costo di stamina dal 7-25%, per la corazza aumenterà la stamina dal 5-15%, sulle gambe avrete la rigenerazione della stamina dal 4-15% e per i guanti ricaricherete la stamina nelle parate riuscite. Per quanto riguarda il quarzo scheggiato, sugli alloggiamenti delle armi infliggerete dai 4-15% di danni elettrici aggiuntivi quando attaccherete. Sullo scudo avrete la possibilità di infliggere dall'1-2 danni elettrici in caso di blocco riuscito, per l'elmetto rigenererete il focus, per quanto riguarda la corazza avrete un aumento del focus dal 7-25%, sulle gambe aumenterà la resistenza elettrica da 10-25% e sui guanti infliggerete dai 9 ai 30 danni elettrici nelle parate riuscite. Lo zaffiro scheggiato consentirà di infliggere dai 4-15% di danni da freddo extra quando si attacca con un'arma. Per quanto riguarda lo scudo, infliggerete 1-2 danni da freddo sui blocchi riusciti. Per l'elmo aumenterà la potenza del freddo dal 10-25%, per la corazza aumenterà la resistenza dal 10-25% e sulle gambe aumenterà la resistenza al freddo da 10-25%. Per concludere, sui guanti infliggerete dai 9 ai 30 danni da freddo nelle parate riuscite.
Dulcis in fondo, il robino scheggiato, che consentirà di infliggere 4-15% di danni da calore extra quando si attacca con delle armi. Per lo scudo avrete la possibilità di infliggere 1-2 danni da calore sui blocchi riusciti, per l'elmo aumenterà gli effetti curativi del 15-30%, per il torace aumenterà la salute del 7-15%, per le gambe la resistenza da 10-25% e per quanto riguarda i guanti sarete in grado di ottenere dal 6-20% di salute nelle parate riuscite. Ora passiamo al sistema delle rune e alle opzioni di personalizzazione. Nel sistema delle rune avrete rune e slot che rappresentano le abilità nel vostro inventario. Quando troverete armi potreste voler estrarre le rune da esse prima di venderle, in modo da poter personalizzare i vostri set di abilità. È importante notare che armi diverse utilizzeranno rune diverse. Potrete ispezionare e vedere esattamente quali oggetti e rune si abbinano e su quali armi funzioneranno. Dopo aver completato questa fase di gioco, non vi concentrerete soltanto sulla ricerca di oggetti, ma anche sulla raccolta di risorse e materiali come il rame, il legno di pino, il ferro, l'abete e l'argilla. La raccolta degli oggetti è fondamentale in questo ciclo di gioco e si combina perfettamente con la nostra terza sezione. Noterete che gli embers caduti sono l'elemento chiave che vi consentirà di partecipare al crogiolo, il cosiddetto Crucible. Parteciperete a questo particolare evento per ottenere l'equipaggiamento migliore possibile di categoria Tier 3. Successivamente tornerete ad esplorare il mondo aperto per trovare risorse con le quali potrete perfezionare il vostro equipaggiamento. Notate bene che, qualora le sfide proposte nel crogiolo dovessero risultare troppo difficili, expate pure nelle zone aperte del gioco fino a quando avrete le caratteristiche sufficienti per uno scontro sostenuto. Per concludere, ragazzi, con le risorse ottenute in gioco potrete migliorare anche gli edifici presenti nella cittadella. Il potenziamento della città costituisce un'opportunità fondamentale per accedere a risorse di qualità superiore e per ampliare le possibilità di gioco. Si consiglia quindi di dedicare risorse costanti a questo processo al fine di massimizzare i benefici a lungo termine. Questa video guida termina qui, ragazzi. Fatemi sapere se vi è risultata utile per le vostre sessioni di gioco. Come sempre, vi ringrazio per la visione ed il costante supporto. Ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!